Ciao a tutti ragazzi, eccovi ritornato qui con questo nuovo video. Oggi siamo sul 27esimo episodio di Playful Bet. Non è stata una grande giornata, ve lo anticipo subito, per niente a dire la verità sul calcio. Ma andiamo a vedere i grafici di oggi e non perdiamo altro tempo. Allora, come bonus giornaliero abbiamo ricevuto come i soliti 10.500, poi le abbiamo perse tutte clamorosamente. Avevo previsto che sarebbe stata una brutta giornata, ma non così tanto, così tanto da farci perdere 12.300 coin, perché ne avevamo giocati 22.800, ne abbiamo vinti solamente quelli del bonus giornaliero, quindi il profitto è negativo chiaramente di 12.300 coin. Fortunatamente ci siamo ripresi un po' con il basket, ma non tantissimo, un minimo. Infatti ne abbiamo vinte 4 su 6. Abbiamo vinto con il Galatasaray, con il Chicago, Denver e Indiana, mentre abbiamo perso purtroppo col PAOK e su Toronto. Il totale giocato qui è di 16.300, il totale vinto è di 18.712 e un profitto minimo, diciamo, di 2.412. Mi state chiedendo com'è andata la partita di tennis? Ebbene sì, Rafael Nadal è arrivato in finale contro Federer, quindi la partita che avevamo giocato sul tennis l'avevamo vinta. Abbiamo giocato 2.400 lì, abbiamo vinto non so quanto, mi pare sui 6.000 comunque. Totale giocato in tutto è 41.500, il totale vinto è di 32.860 per un profitto che non è un profitto di 8.640 coin persi. Dunque non è stata una grande giornata, anzi bruttissima giornata, brutto colpo come intitolerò questo episodio di Playful Bet, ma noi non demordiamo, vogliamo arrivare al nostro obiettivo che ricordo è 200.000, quindi andiamo a vedere subito dove andremo a scommettere nella prossima giornata di campionato. Si terrà oggi le partite di Premier League, però non le scommetterò, le scommetterò sul gruppo di Telegram che invito tutti a passare per sabato, questo che arriva. Quindi andiamo a vedere le partite di oggi, saranno sulla Serie A, la Liga e la Bundesliga, che non ricordo se l'ho messa o no, ma passiamo oltre e andiamo. L'Hertha è quotata 1.8, quindi l'Hertha che non è male in classifica, spero di riprendermi con lei. Io scommetterei 3.000 pieni, quindi il nostro guadagno è di è morto tutto. Oggi non so, ho dei problemi con la webcam, con tutte le altre, devo anche andare via adesso, quindi il video uscirà decisamente più tardi del previsto. Il nostro profitto sarà di 2.400, quindi scommettiamo 3.000 coin, sempre se computer ce li fa. Nuovo livello, livello 20, non cambia decisamente niente. Mi dicono che, non so voi se siete arrivati al livello massimo, che al livello massimo si ottengono il doppio dei punti. Intanto qui sono il più cuor di leone, incredibile. Passiamo invece sulla Liga, quindi Siviglia che la scorsa volta, ragazzi, non so se avete seguito le partite, ma davvero è una cosa clamorosa perdere le schedine. Non so se vi è andata bene a voi, ma se vi è andata bene avete guadagnato una miriade di soldi, coin scusate. Quindi scommettiamo 3.200 sul Siviglia, se vincerò otterrai 1.700 all'incirca coin. Quindi passiamo oltre, che c'è il Real Madrid quotato 1.48, quindi io scommetterei anche brutalmente un 5.000, dato che il nostro profitto vincerò quasi la metà, quindi 2.400 per noi se vinciamo. Ragazzi, parlando sempre della scorsa giornata, anche il Barcellona che gli è stato annullato un gol clamoroso, non so se avete visto anche voi il clamoroso episodio, perché è qualcosa di incredibile. Ma torniamo a noi, non distriamoci. Bologna-Napoli, quindi Napoli anche qui 4.500. Cosa si è mangiato con il Palermo 1-1, con una delle ultime in classifica, pazzesco, incredibile. Sì, questo episodio parlerò molto delle scorse partite, ma davvero è qualcosa di assurdo, cioè incredibile. Triplette da marcatori che sono di terza categoria, che si trovano in A magicamente. Andiamo avanti, un episodio un po' così. Allora AC Milan-Sampdoria, anche qui
il Milan, spero che non mi faccia ancora del male. 3500 per il Milan, 1540 coin se vinciamo la partita contro la Sampdoria. Ed ecco qui il derby d'Italia, la Juventus che è imbattuta in circa 30 partite giocate in casa, quindi dato che è in casa noi ci puntiamo abbastanza, quindi 6000 coin per la Juventus, e sono parecchi 6000 perché stiamo avendo un periodo un po' brutto, diciamo, spero che non inizi questo periodo brutto, intanto siamo già a 140.000. quindi Lazio Pescara, andiamo sulla Lazio, anche qui 3700 per il ritorno di Ciro Immobile che era stato squalificato, o meglio esonerato mi sembra da il cartellini. Ne abbiamo scommesse tante della Serie A, ultima partita di questa Serie A, o meglio delle partite di calcio. Andiamo sull'Atalanta che è contro il Cagliari, anche qua l'Atalanta ha fatto 1-1 con il Torino mi sembra. Giochiamo 3100 e chiudiamo queste partite di calcio, ma andiamo sul basket perché non giocheremo sulla Euroleague ma sulla NBA, dato che ci ha portato abbastanza fortuna, quindi andiamo su Portland Trail Blazer 2008, ci va bene, il nostro profitto sarà di 1344 se vinciamo. E andiamo sull'ultima partita di questo 27esimo episodio di Playful Bet su i Denver Nuggets che sono contro i Los Angeles Lakers, quindi scommettiamo 2500 per questa partita, quotazione è di 1.4 per i Denver Nuggets che i Los Angeles Lakers sono ultimi in classifica. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, in ogni caso vi invito come al solito di passare su Facebook e Telegram dove vi aggiorno su tutto. Scusatemi se questo video è uscito in ritardo, ma come detto ho avuto un sacco di problemi, infatti dopo devo andare anche via e non so quando editare il video. In ogni caso vi invito a lasciare come al solito un commento se non l'ho già detto, e noi ci possiamo vedere con un prossimo episodio. Grazie a tutti per il supporto, noi ci vediamo, bella!